Celebrazioni in tutta Italia per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, un riferimento per la comunità, secondo il Presidente della Repubblica Mattarella. E sono in tanti i militari che perdono la vita, purtroppo, durante il loro lavoro. Pierluigi Vito ci racconta la storia di Filippo Salvi, morto durante una indagine legata alla ricerca dell'ex latitante Matteo Messina Denaro. Lo scorso 16 gennaio, poco dopo l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, il cellulare della signora Lorenzina Vitali, mamma del maresciallo dei carabinieri Filippo Salvi, cominciò a squillare. Il primo messaggio è di un amico carissimo di Filippo che mi dice: Filippo è con noi. Filippo ci aiuta ancora dal cielo. Ho detto: cosa ha fatto ancora il mio Filippo? In continuazione 5-6 messaggi di tutti gli amici di Filippo. Poi mi telefona lui che era fuori e mi dice: accendi la televisione perché guarda che stanno parlando che hanno preso sto Messina Denaro e dedicano la cosa a Filippo. Allora ho acceso. È così che, raccontano di buon mattino, mamma Lorenzina e papà Giannino si sono ritrovati in un vortice di emozioni e affetto. Il colonnello della ROS dei Carabinieri, Lucio Arcidiacono, e gli altri commilitoni non si erano dimenticati del maresciallo Filippo Salvi. Nato in terra bergamasca, è morto nel 2007 nei pressi di Bagheria, caduto in un crepaccio nel tentativo di sistemare una telecamera per filmare i movimenti di persone vicine al superlatitante. Aveva 36 anni Filippo Ram, come lo chiamavano i colleghi per la sua perizia di esperto informatico, capace di lasciare un ricordo indelebile in chi gli è stato accanto. Una memoria consacrata dall'intitolazione di una piazza nel suo paese di Botta Sedrina e oggi dalla consegna ai genitori della medaglia d'oro al valor dell'arma. Ha lasciato intorno a sé un rapporto umano veramente grande e questo mi consola,